Comaneci conoscevano il lavoro di Maracerri, Maracerri conosceva il lavoro di Comaneci, però non ci eravamo mai incontrati di fatto. E su una terrazza al mare di Pesaro, una sera ci siamo finalmente incontrati e avevamo già più o meno le idee chiare dal primo incontro, del fatto che avevamo voglia di far succedere qualcosa. Diciamo che l'immaginario delle immagini, perdono il gioco di parole, di Mara si sposa, credo, molto molto bene con l'immaginario sonoro e musicale nostro. Credo che sia avvenuto in modo molto naturale anche in questo senso qui. Non è un caso che infatti Rob Bank, il disco precedente, appunto la copertina, l'ha disegnata Mara, e abbiamo pensato perché non spingere ulteriormente a un passo successivo questo tipo di collaborazione, quindi questo dialogo tra immagini e suono, che come immaginario pensiamo, insomma, che sia abbastanza condiviso, ecco. Io ho sempre apprezzato tantissimo il lavoro dei Comaneci e ho seguito moltissimi concerti del tour di Roba Bank. C'è questo immaginario comune di cui parlava anche Simone, ma soprattutto una specie di una sorta di vena sotterranea, quindi un immaginario che non sta solamente sopra le teste, ma che attraversa il lavoro proprio da dentro, nella struttura, credo. Come una cosa un po' segreta, che probabilmente riusciamo a risolvere solamente passando del tempo insieme e condividendo in maniera organica proprio la creazione del lavoro. Tutto si sta facendo un po' alla volta, no? Cerchiamo di darci ogni giorno una struttura, però poi muta semplicemente come mutiamo noi, probabilmente nel passare il tempo insieme. Per ora stiamo facendo delle, stiamo provando varie strade, forse al momento non parlerei di difficoltà, quanto più di tentativi che stiamo facendo, quindi non so, non me ne viene in mente una di difficoltà. Si cerca di costruire la musica sulla base delle immagini che la Mara disegna, e lei allo stesso modo cerca di disegnare delle illustrazioni e delle animazioni che si compenetrino con la musica. Quindi diciamo che la difficoltà è quella, ma è connaturata al tipo di lavoro che abbiamo scelto di fare, insomma. In qualche modo ci permette davvero di scavare, insomma, ed entrare nel flusso del lavoro in modo completamente avulso da tutto il resto del mondo, se vogliamo. Ma anche dai ritmi di vita che ognuno di noi ha, Esatto, perché comunque siamo anche esatto. persone che vengono distratte dalla vita. Invece nel periodo di residenza diventiamo come un'unità compatta, cosa che invece quando magari siamo ognuno a casa sua è più difficile. Io consiglierei una residenza almeno all'anno a ogni artista, perché comunque hai uno spazio che è già attrezzato, hai comunque un luogo dove ci sono già cose a cui tu non devi pensare. Sono molteplici, nel senso, io parlando da batterista, ho un sacco di batteristi che potrei citare e ne faccio volentieri a meno per non tediare nessuno. Però a parte quello, ovviamente ci sono libri che leggi, film che guardi, dischi che ascolti, insomma, l'influenza può essere davvero qualsiasi cosa. Quindi io faccio un po' fatica a rispondere a questa domanda, devo essere sincero. Se devo darti dei nomi, onestamente non saprei. Forse è complesso tirare fuori i nomi, forse è superfluo. Steinbeck, grandissimo scrittore, ma in realtà è un'immagine di vita, è un uomo che scriveva, però lavorava tantissimo, aveva una visione a oltre 360 gradi sulle cose, questa curiosità incredibile. E per me, a me piacerebbe avere quell'indole lì anche del non chiudersi in un mondo e stare lì, ma di cercare di essere proprio attenta. Dipende appunto dagli incontri che fai, soprattutto molti film, molte cose che ti rimangono addosso, capisci che hanno quel valore lì perché le hai condivise in certi momenti con delle persone, in momenti particolari della tua vita. E io
ricorderò sempre la prima volta che ho visto il cielo sotto Berlino con Magda Urbino, però poi rivedere dei momenti di quel film con lei a distanza di anni, c'era una carica emotiva di condivisione e incredibile, perché comunque delle cose intraviste lì dentro hanno continuavano a vivere e a mutare anche le cose che facevamo.